Allora, benvenuti. Questa volta siamo proprio all'interno del Canneto di Torre Flavia, in un posto molto particolare. Sapete che adesso questo è il periodo delle migrazioni, quindi passano tantissimi uccelli. Sappiamo, i più noti sono le rondini, ma ce ne sono centinaia di specie che vengono dall'Africa, dal sub-Sahara e fanno dei viaggi incredibili. E proprio per questo noi ci siamo attrezzati. Guardate un po' chi ci abbiamo, guardate un po'. C'è Daniele. Ciao, Daniele, che fa? io mi occupo di monitoraggi, ovvero sia faccio dei campionamenti ripetuti nel tempo. Studio le migrazioni degli uccelli che in questo periodo, appunto dall'Africa, tornano a nidificare in Europa. C'è un impianto di cattura, sono autorizzato ovviamente dall'ISPRA, dal Centro Nazionale di Inanellamento, e mediante un protocollo appunto di ricerca standardizzato effettuo le catture di questi piccoli animali. Adesso vado a controllare le reti. Nella palude di Torre Flavia ne abbiamo proprio una di queste. Gli uccelli, una volta presi dalle reti, vengono messi nei sacchetti di cotone che possono respirare, però stanno tranquilli e quindi non si agitano. E la prima cosa che facciamo è tirare fuori l'animale, identificarlo. In questo caso si tratta di un lippiccolo a cui mettiamo immediatamente l'anello. Gli anelli ce ne sono di varie dimensioni, da molto grandi a molto piccoli, a seconda appunto di quanto è grande l'animale. Scriviamo immediatamente il codice alfanumerico, la specie, e con questa pinza speciale chiudiamo l'anello intorno alla zampa dell'animale. L'anello viene semplicemente chiuso, non viene stretto, praticamente diventa una cosa rotonda come un braccialetto che, appunto, non so se si vede, ma ecco, gira tranquillamente intorno alla zampa senza dar fastidio. Anche le reti sono fatte apposta per non danneggiare il piumaggio dell'animale, perché per noi è importante mettere l'anello, ma soprattutto è importante ricatturarli, magari in qualche altra stazione, così ci dà informazioni sulla migrazione. Allora, abbiamo misurato con questo calibro il tarso, che è 178, lo scriviamo. Dopodiché procediamo a guardare gli accumuli di grasso e lo stato del muscolo. La pelle è trasparente, per cui si riesce a vedere il colore giallo, che è il grasso e che è, diciamo, un po' il carburante con cui loro affrontano questi viaggi di migrazione che li portano a attraversare zone inospitali come i deserti o il mare o anche le montagne, dove sono posti che non si possono fermare a cercare cibo. Continuiamo a prendere le misure, in questo caso quella che si chiama corda massima. Poi la misura della terza penna remigante. Dopodiché, in base allo stato del piumaggio, si dà un'età. I passeriformi cambiano almeno una volta l'anno il piumaggio. In questo caso si può vedere che questo animale è nato sicuramente l'anno precedente. Ultima operazione che si fa alla stazione di inanellamento è misurare quanto pesano. In questo caso sono 7,4 grammi. Dopodiché vola. Le operazioni sono finite, l'uccello è volato e nella speranza che venga ricatturato in qualche altra stazione italiana o europea, permettendoci così di ricostruire le rotte di migrazione e la sopravvivenza degli animali.